Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, benvenuti alla conferenza di presentazione di Douglas Lewis. E partiamo con la prima domanda dalla piattaforma Juventus e poi proseguiamo con le altre domande. Prego. Stefano Salerno, Juventus.com, benvenuto in bianconero. Volevo chiederti quali sono le sensazioni di questi giorni iniziali alla Juventus e le prime impressioni del lavoro sul campo con mister Thiago Motta. Grazie. De Fast, buongiorno. Buongiorno. No, ho impressione che tu è molto buona. Ho avuto un'impressione molto positiva. La Juventus è un club enorme. Tanti grandi giocatori sono passati per questa squadra, quindi questo mi motiva molto, mi ha convinto a venire qui. Sono sicuro che questa sarà una stagione molto, molto positiva per tutti noi. Abbiamo giocatori nuovi, un nuovo allenatore, ci stiamo abituando piano piano al lavoro di Thiago Motta, a quello che ci chiede, ma sono molto contento per tutto quello che sta succedendo. Marco Venditti, signora mia Calcio News, buongiorno Douglas, intanto benvenuto. Qual è stata la cosa che ti ha impressionato di più in questa, appena sei arrivato qui alla Juventus, in questa grande società? Guido, obrigado. De nada. O que mais me deixou impressionado, acho que quello che mi ha impressionato di più è proprio la grandezza di questo club. Logicamente com o estádio, os fãs, a loucura que ovviamente lo stadio, la passione dei tifosi per i giocatori e per la società. È quello che mi ha impressionato di più dal mio arrivo, ma come ho detto sono molto felice di stare qua. Os fãs vão ser muito importante per gente nesse inizio. Credo che sarà una stagione molto importante, quindi faremo di tutto e lotteremo insieme per ottenere grandi risultati. Ciao, buon pomeriggio, Giovanni Albanese, Sport Italia. Senti, siccome la chiusura della trattativa con la Juventus è avvenuta mentre eri in nazionale, ti chiedo se Danilo e Bremer, tuoi compagni in nazionale, hanno avuto un ruolo anche nella tua decisione e più in generale se ti hanno detto cosa serve per fare la differenza in bianconero. Grazie. Con certezza o Bremer e io Danilo aiutarono molto. Sì, certamente hanno aiutato molto in questa trattativa Danilo e Bremer. Tutti i giorni che mi svegliavo sentivo Danilo dirmi forza Juve. Mi ha raccontato molto, molto del club, mi ha motivato a venire qua. Io ho sempre saputo dell'importanza di questa società, però ovviamente con qualcuno già lì e che è in nazionale con me, ovviamente è una motivazione in più sentire qualcuno che ti dice che puoi venire. Io sempre, come ho detto a lui, non ho una preferenza esatta sulla mia posizione. Chiaramente mi piace essere più vicino alla porta, ma gli ho già detto che se la Juve o l'allenatore hanno bisogno di me come numero 6, un po' più difensivo, diciamo, non avrò problema a ricoprire questo ruolo. E credo che la libertà che io in campo, che lui mi dà, credo che possa darmi, che possa fare la differenza. Fabiana Della Valle, Gazzetta dello Sport. Io volevo chiederti invece come ti ha convinto la Juve ad arrivare qui a Torino e con quali ambizioni arrivi qui?
Cara, io acho que non preciso di molta cosa per. Non ci sono stati bisogno di tante cose per convincermi. Perché la grandezza di questa società parla da sola. Qualsiasi giocatore avrebbe voluto avere questa opportunità. Quindi io non sono certamente diverso in questo senso. Qua appena ho saputo della proposta della Juventus ho subito manifestato il mio interesse agli agenti e abbiamo lavorato perché tutto andasse bene e questo mi rende molto felice. Credo che sia un passaggio molto importante della mia carriera venire qua e spero che lo sia per entrambi, anche per il club. Continuerò a lavorare duramente perché non sono venuto qua a giocare, ma voglio continuare a migliorare e aiutare la Juve in quello che è necessario per raggiungere gli obiettivi. Buon pomeriggio Douglas Luiz, Simone Nasso, oggi Sport Notizia. Tu sei stato acquistato anche per alzare il tasso tecnico e qualitativo di un reparto che negli ultimi anni ha avuto qualche difficoltà. Ti chiedo se ti senti pronto in determinate circostanze a prenderti il centrocampo sulle spalle e se c'è un centrocampista di questa squadra che ti ha impressionato particolarmente. Grazie. Logico che giocare nella Juventus nunca vai essere facile. Giocare nella Juventus sicuramente non può essere facile, sento la responsabilità di questo. Ben acima, 51 milioni, então, ovviamente il valore della trattativa, il valore dell'acquisto è molto alto, vicino ai 50 milioni, quindi sento la responsabilità di questa cosa, ma continuerò a lavorare duramente come ho sempre fatto. Voglio essere un esempio per i più giovani anche. Ho 26 anni, ma c'è un gruppo abbastanza giovane. Quindi sono venuto qui sì per imparare, ma anche per insegnare quello che ho imparato. Quindi sento questa responsabilità e voglio prendermela. Buon pomeriggio Douglas e Nicola Bondavalli, Mola TV. Io ti chiedo, arrivando da un campionato importante come la Premier League, dove arrivi da una stagione, sei andato in doppia cifra tra gol e assist, un po' cosa ti aspetti da te stesso in quella che è la Serie A e se appunto seguivi già quello che è il campionato italiano, la Juventus, alla distanza, che peso ha avuto nella scelta, diciamo, di proseguire in Italia la tua carriera? Grazie. Na verdade Io vengo da un campionato che è considerato probabilmente il più difficile in cui giocare e sono molto contento di questa esperienza perché mi ha lasciato molto. In Serie A io voglio fare ancora di più adesso. So che giocatore sono, conosco le mie capacità, mi sono preparato per questo momento e mi sento pronto. Sugli obiettivi io dico sempre che sono le conseguenze del lavoro che si fa durante l'anno. A volte è meglio dare un assist che fare un gol. Bisogna avere intelligenza nel ruolo in cui gioco, ma sono molto contento di stare qua e sicuramente darò sempre il mio meglio. Ciao Douglas, Cristiano Corbo, calciomercato.com. L'hai detto tu, è un anno zero per la Juve, nuovi giocatori, nuovo allenatore. Come reputi però la squadra, i tuoi compagni? Vedi la Juve già pronta per lottare a vincere? Grazie. Esattamente, io acho que come un gol, acho que títulos também são consequência do trabalho do come gli obiettivi, anche i titoli sono la conseguenza del lavoro di tutto l'anno. Come ho già detto, è un gruppo giovane. Ha un nuovo allenatore, ci stiamo abituando. Stiamo abituando a capirci tra di noi, a giocare al meglio, ma sicuramente è un gruppo molto competente. Ci sono giocatori con tantissima qualità, giocatori giovani con tanta fame di migliorare, di imparare. È un gruppo molto positivo che ha anche una componente di esperienza, ad esempio in Danilo che è il nostro capitano e ci aiuterà molto.
Ma stiamo migliorando piano piano e io ho la certezza che daremo il meglio per la Juventus e se Dio vuole quest'anno potremo conquistare un titolo dando tutti il meglio. Ciao Douglas, Marco Bovicelli, Sky Sport, benvenuto. Hai parlato di tanti brasiliani che sono venuti anche nel nostro campionato in Serie A. Ti chiedo se in questi anni hai avuto qualcuno di riferimento anche nel tuo ruolo e poi torno un po' sul tuo ruolo in campo, il fatto di tu essere un po' un jolly, di avere la possibilità di giocare, sei partito in mediana, con gli anni sei anche avanzato, può rappresentare, ti senti che può rappresentare qualcosa in più anche per la Juventus e per Thiago Motta? Sobre a referência que eu tenho, né, da Serie A. Sul ponto di riferimento qua in Serie A. Da Serie A. Acho que é uma pessoa que eu me identifico muito, Adriano Imperador. Parlando del campionato italiano, direi italiano, direi Adriano l'Imperatore. Per quanto riguarda la Juventus, direi Felipe Melo, Danilo, sono dei punti di riferimento. Desculpa, mas eu acabei esquecendo a segunda pergunta. Ah, sim, acho que foi algo que eu venho trabalhando desde sim, la mia versatilità è quello su cui ho sempre lavorato da quando sono giovane. Ho questa flessibilità di poter giocare più difensivo, di capire il gioco, ma non è qualcosa che nasce oggi, ma sul quale io lavoro da quando giocavo nel Vasco, nel Girona, quindi è qualcosa che ho lavorato duramente per sviluppare. Buongiorno Douglas, ben arrivato, Guglielmo Buccheri, La Stampa. Mi rilaccio un po' alla domanda del collega, alla risposta che hai dato. Ecco, hai parlato all'inizio delle tue conoscenze, no? Della Juventus, della grandezza del club, eccetera. Ecco, ci puoi dire, è una curiosità, cioè da fuori, no? Quando eri al Girona, quando questi 4 anni alla Stoneville, cioè quando è nata la percezione in te della grandezza della Juventus? Cioè c'è una Juventus particolare, un momento particolare? C'è un giocatore, ora hai citato Felipe Melo, se ci puoi dire qualcosa in più? Cioè traducendo questa tua conoscenza del mondo Juve, diciamo così, quando ti è nata, perché qualcuno te ne ha parlato nel passato, nel recente passato? Grazie. Cara, io ho 26 anni ainda, sono un cara. Io ho 26 anni, mi considero ancora giovane. Ma penso di aver sempre utilizzato la Juventus, per esempio, nei videogames, quindi per tutti i cicli vincenti che ha attraversato il club, la grandezza l'ho percepita naturalmente. Mi piaceva molto utilizzare Nedved o Davids come giocatori. La grandezza del club ovviamente aumenta con i titoli conquistati, la Juventus ne ha vinti tanti. Ma quando avevo 12 anni, non so, già io avevo un'idea chiara della grandezza di questo club. È per questo che oggi sono così felice di poter stare qua. Se Dio vuole, spero di vincere molti titoli, ma come ho detto, non è facile, è il risultato del lavoro, dobbiamo dimostrarlo e meritarlo sul campo. Ma farò veramente di tutto perché questa esperienza vada bene, per il meglio. Buongiorno Douglas, Emanuele Gamba, La Repubblica. Volevo chiederti, prima hai definito la Premier League il campionato più difficile del mondo. Volevo sapere perché alla fine hai deciso di lasciarlo, malgrado tutti i grandi giocatori in questo momento vogliono andare a giocare lì. E poi vedo che hai una croce al collo molto grossa, volevo capire cosa rappresenta per te e se per te la religione è un valore fondamentale. Grazie. Foi come ho detto nelle prime domande. Come ho detto nelle prime risposte. Qualsiasi giocatore al mondo avrebbe voluto fare un'esperienza nella Juventus e io non sono diverso. Appena ho saputo dell'interesse della Juve mi sono sentito molto
molto motivato, non dipende tanto dal campionato ma dalla grandezza del club. Volevo molto venire qua e avere questa esperienza. È una cosa bella pensare di poter raccontare alla mia famiglia, quando mi sarò ritirato, di aver giocato per la Juventus. Quindi non è tanto il campionato, lo so che la Premier League è il top dei campionati, ma la Serie A sicuramente non sfigura e per me è un livello molto alto. Il club mi ha incentivato molto a venire qua e spero di ricambiare tifosi con grande felicità. Sì, io sono molto religioso, quindi è un'abitudine per me portare dei simboli che rappresentino la fede. Ultima. Sì, Giovanni Albanese Sport Italia. Una curiosità, menzionavi prima Davids, ti chiedo se la scelta della maglia numero 26 ha una connessione su questo aspetto. Na verdade tem outras coisas, né? Eu tinha até comentado. No, aqui, i motivi sono altri. Então foi um cara que sì, avevo visto una foto di Davids, è qualcuno che mi piace molto e usava anche gli occhialini, quindi è stato un po' iconico per me nell'infanzia. È stato un mix di tante cose la scelta del 26. È stato anche un numero disponibile. La 6 qua che usavo nella Aston Villa di Danilo, quindi ovviamente ci vuole rispetto per i giocatori che sono già qua. Non lo so, è stata un po' una coincidenza questa 26. C'è dentro il 6 che è il mio numero del passato, è la mia età, quindi ho unito un po' di elementi e alla fine ho scelto la 26. Bene, grazie a tutti, facciamo come sempre una photo opportunity. Grazie a tutti.